Giovanni, che in esilio sull'isola di Patmos, a un certo punto, in un suo momento di preghiera, di meditazione, che poi riporterà nella straordinaria opera che è l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, che non è la fine dei tempi, ma è l'interpretazione del tempo, vede la Gerusalemme addobbata come una sposa, adorna come una sposa che scende dal cielo. Sono 12 porte, 3 per lato, per permettere a tutti di entrare. 12 è il numero della pienezza in Israele, 12 sono gli apostoli, 12 le tribù di Israele e 12 le porte da cui entrare nella nuova Gerusalemme celeste. È bellissimo il fatto che Giovanni dica queste cose in un momento drammatico per la comunità. È iniziata la persecuzione anche fuori da Gerusalemme, fuori dal territorio di Israele. Questa volta è Roma ad occuparsene, così le prime comunità sono spazzate via, sono messe a dura prova rispetto alla propria fede. Che fa Giovanni, anziano, in esilio, cioè vita finita, cioè speranza zero, vede Gerusalemme scendere dal cielo addobbata come una sposa, perché Dio è lo sposo di ciascuno di noi. Che magnifico invito alle nostre comunità cristiane, diciamocelo, a volte un po' affaticate, un po' stordite, un po' smarrite di quello che dobbiamo fare, guardare in alto, perché la sposa è pronta. La comunità degli apostoli, dei discepoli e delle discepole si raduna a Gerusalemme, che è il cuore, è l'inizio di tutto, perché è successo qualcosa che sta mettendo in grave difficoltà le prime comunità. Certo, Gesù ha detto e dato tutto, ma non ha dato istruzioni, non sanno tanto come fare. E così c'è un problema grosso che si è acuito dal fatto che Saulo è stato convertito da Dio e si è messo a predicare ai pagani. Saulo e Barnaba ad Antiochia hanno fondato una prima chiesa. Interessante che Luca negli Atti per la prima volta indichi il nome chiesa al di fuori di Gerusalemme, proprio ad Antiochia, là dove i discepoli sono chiamati cristiani. Ok, ma subito dopo arrivano da Gerusalemme alcuni farisei diventati cristiani che dicono: no, non esageriamo, voi siete pagani, prima di essere cristiani dovete diventare giudei, ebrei, farvi circoncidere. Questa cosa crea una grandissima tensione. È così interessante perché, criterio eccezionale, si decide di andare dagli apostoli, da quelli che c'erano dalla prima ora, per decidere che cosa fare. Il brano che abbiamo ascoltato parla un po' di questa Gerusalemme non sposa che scende, ma fidanzata che sale, potremmo dire. Si tratta di stabilire qualcosa di fondamentale. Avete sentito? Si ascoltano le testimonianze in silenzio, non ci si divide in partigianerie e alla fine si trova un compromesso. Cioè i pagani possono sì diventare cristiani senza farsi circoncidere, seguendo semplicemente le buone norme di Noè, che peraltro noi oggi non conosciamo nemmeno più. Guardate, un momento di svolta talmente importante che se io sono qui a parlarvi oggi e non sono ebreo di nascita e tutti voi mi ascoltate, immagino la quasi totalità non siete ebrei di nascita, è grazie a quella decisione. In questa chiesa in tempo di sinodo ho vissuto con un po' di mal di pancia da parte di alcuni, oppure un po' lasciato perdere. È importantissimo che affrontiamo insieme, nella logica dello spirito, cosa fare. Bellissimo. Alla fine viene consegnata una lettera alle comunità cristiane di origine pagana dicendo: state tranquilli, abbiamo visto l'opera dello spirito in noi, avessimo questa capacità. E come possiamo lasciar crescere dentro di noi questa Gerusalemme, se non proprio sposa, almeno fidanzato, almeno innamorata? Come possiamo far innamorare dello sposo l'umanità intera? Come possiamo affrontare le questioni di Chiesa, come quella che stiamo vivendo del Sinodo, e le difficoltà che oggettivamente la Chiesa occidentale e anche quella italiana sta affrontando, non a causa del Covid, non diciamo stupidaggini, ma che il Covid ha messo in luce forse le difficoltà? Come possiamo affrontare tutto questo? Come possiamo avere il coraggio, l'ardire, osare, così come ha fatto la prima comunità che ha affrontato una roba gigantesca, davvero condotta dallo Spirito? Ce lo dice Gesù in quel bellissimo discorso che stiamo leggendo, ormai siamo agli sgoccioli del tempo pasquale, in cui Gesù parla ai suoi discepoli e alle sue discepole, una sorta di sintesi che l'evangelista Giovanni fa e concentra qui in 3 capitoli tutto quello che la comunità ha capito delle parole dette da Gesù. E mi sembra che del brano che abbiamo letto, sempre piuttosto intricato, però si dicono 3 cose bellissime. La prima è dimorare. Come fare per diventare la sposa di Cristo? Dimorare, restaci con questo Cristo. Questa chiesa, noi, io, tu, siamo chiamati a frequentarlo, ad abitarlo, a lasciarci abitare, il dimorare, a che fare con la casa, con la dimora.
col non fuggire, con il rimanere. E io penso che questo sia quello che siamo chiamati a fare in questo momento, restare, restare ancorati, frequentando il Signore come stai già facendo e come possiamo fare, come dire, frequentando assiduamente la comunità, anche se un po' scarcagnata, facendosi una piccola vita di preghiera, dedicare un po' di tempo alla meditazione, al servizio. Restare, in questo tempo siamo chiamati, come dico sempre, a restare come dei pioli conficcati nel terreno, finché la tempesta non sia passata e vediamo cieli nuovi e terra nuova. La seconda cosa è ricordare. Interessante perché già Gesù, durante il discorso dopo l'ultima cena, parla dello Spirito. Gesù ha detto e dato tutto, certo, ma non ci ha detto come organizzare le parrocchie, non ci ha detto come diventare credibili quando parliamo ai nostri giovani, non ce lo ha detto. Sta a noi capirlo e portarlo avanti. Come? Grazie allo Spirito Santo. È tempo di invocare lo Spirito, è tempo di lasciarlo agire. Infine, e quanto è cogente in questo momento, quanto è drammaticamente attuale, quello che Gesù dice, il Signore chiede di essere dei pacificati, dei pacificatori. Dei pacifisti, sì, ma perché hanno portato la loro vita ad essere illuminata dalla parola del Vangelo. Oh, lo so che la gente è un po' stufa ormai di parlare di guerra, ci siamo anche un po' abituati, ma pensate a tutte le piccole guerre quotidiane che costruiamo, le contrapposizioni, altro che Assemblea di Gerusalemme, anche nella Chiesa a volte ci sono i partiti, le opinioni, quelli conservatori, quelli progressisti, come se ci potesse essere nella Chiesa una distinzione del genere, che tutta è solo mondana. Dentro il cuore dell'uomo lo sappiamo, non abbiamo bisogno della Bibbia o della Genesi per capirlo, esiste una radice che ci porta verso la distruzione. Il male. È ingenuo non vederla o far finta che non ci sia. Ebbene, qui dentro noi possiamo fare qualcosa? Sì, certo, possiamo pacificare il nostro cuore. Poca roba? Beh, è un punto di partenza. Se tutti noi, 10, 15, 20.000 che vediamo questo video ogni settimana, come dico, facciamo questo metro quadro di pace intorno a noi, nelle parole, nel linguaggio, facendo scelte di compassione, di ascolto, di tolleranza. Mettendo anche i paletti quando serve ed essendo anche fermi quando occorre, ma senza ricorrere alla violenza. Magari qualcosa può cambiare. La pace che ci dà il Signore non è quella che dà il mondo, non è il compromesso, ma è l'illuminazione profonda di quello che siamo. Se mi sono scoperto amato, sono diventato capace davvero di amare anche gli altri. Anch'io mi trovo a volte come Giovanni a sognare una chiesa sposa che scende dal cielo. Anch'io mi trovo come Giovanni a volte a non avere paura di tutti i miei limiti perché so che il Signore abita questa chiesa, così scassata com'è, questa chiesa che è chiamata a diventare profezia di un mondo nuovo, pagina pubblicitaria del regno. Il Signore l'ha voluta non perché ci parlassimo e sbrodolassimo addosso, ma perché amandoci gli uni gli altri come Lui ci ha amato, come dicevamo domenica scorsa, diventiamo davvero capaci di immaginare un nuovo modo di stare insieme. Oh, non so se si può fare, però posso cominciare da me, dalla mia comunità, dalle persone che incontro, da domani in avanti. E se non sono capace, allora cercherò di dimorare di più col Signore, di invocare lo Spirito per diventare un vero costruttore di pace. Di una nuova umanità. Dio aveva un sogno su di noi, che è la Chiesa. Siamo ancora in tempo a lasciarlo agire per costruirla qui adesso. Vi auguro una buona settimana. Sappiatevi amati, sappiatevi preziosi agli occhi del Signore. Scegliete di amare se volete in questi giorni. Ciao.